Ciao ragazze, benvenute sul canale. Oggi video dedicato ai prodotti che ho terminato durante la quarantena. Non sono tantissimi perché ovviamente non ci si è mai mossi di casa, quindi non ho utilizzato chissà quali grandi cose, tant'è che per tutti quei mesi chiusi in casa non mi sono nemmeno truccata. E sono riuscita a finire giusto qualche prodottino nel periodo in cui sono ripartite le attività commerciali e sono ritornata a lavoro. Però ho deciso di unire tutti i prodotti, insomma, in un unico video, visto che comunque non sono tantissimi. Quindi parto random e il primo prodotto che vi faccio vedere è quest'acqua micellare bifase di Garnier. Mi piace perché è uno di quei prodotti che riesce a struccare perfettamente il trucco occhi senza grossi sforzi, tra l'altro non lascia la palpebra oleosa. Ovviamente non è un prodotto bio, però è un prodotto che riesco a trovare facilmente. Inoltre, come vi dico sempre, se poi avete una buona skin care, insomma, si può chiudere un occhio. Quindi questo l'ho terminato comunque nel momento in cui sono ritornata al lavoro. Poi ho terminato due doccia crema dei Tesori d'Oriente, uno alla mirra e uno al Fior del Dragone, che richiama molto Hypnotic Poison di Dior. E questo alla mirra anche molto buono, sono entrambi validi, tra l'altro non contengono siliconi, non contengono parabeni, oli minerali, quindi pure anche se non sono certificati bio, voglio dire, potete tranquillamente utilizzarli se volete utilizzare qualcosa con buon inci. E niente, quindi questi sono un prodotto che lascia la pelle profumata, la lascia morbida, non la secca. Quindi, quando posso e li trovo in offerta, li acquisto spesso, soprattutto quando trovo i kit con magari profumo e qualche una candela, un portagioie. Mi piace acquistare soprattutto quei kit lì. Poi ho utilizzato questa maschera per capelli dopo sole della Dr. Tuffy della linea Super Monoi Gold. Allora, vi dico la verità, come maschera onestamente preferisco altri tipi di prodotti. Non l'ho trovata particolarmente idratante per i miei capelli, però mi è piaciuta utilizzarla soprattutto nel periodo estivo. Quindi avevo acquistato diversi prodotti di questa linea proprio perché mi piace la profumazione del Monoi. È un prodotto valido, nulla da ridire, però come ho già detto prima, preferisco altri tipi di prodotti che sono più idratanti, che però non vanno ad appesantirmi il capello. Questo andava ad usato poco perché un pochino mi, diciamo, non dico ungeva il capello, però lo sentivo pesante. E io poi, tra l'altro, sapete che non utilizzo balsamo, non mi piace, io vado di shampoo e maschera. Quindi, insomma, questo è un prodotto, vediamo cosa c'è scritto. È un impacco nutriente riparatore intenso per capelli aridi e crespi, ideale in caso di stress da sole, cloro, salsedine per lavaggi molto frequenti. Quindi, insomma, da utilizzare durante il periodo estivo per proteggerli dal sole ci sta. Come anche questo prodotto che, diciamo, questi sono prodotti che avevo utilizzato nel periodo estivo, poi diciamo avevo accantonato, però e nel periodo, ripeto, estivo, quante volte avrò detto estivo, sono molto validi ed è un piacere utilizzarli perché comunque c'è questa fragranza che avvolge il capello ed è molto buona. Tra l'altro, per esempio questo, che è un olio solare che può essere anche utilizzato per i capelli, ma anche per il viso, per il corpo, è un olio solare, non ricordo se aveva protezione, sì, con filtri solari che io andavo ad applicare sui capelli, perché non utilizzo cappelli o cose del genere, e soprattutto in macchina comunque prendo tanto sole. E questo tipo di capello, questo tipo di prodotto mi aiuta a proteggere il capello. Poi, beh,
ripeto, in combo con la maschera la fragranza è fantastica. Poi ho terminato il mio risciacquo acido per capelli al geranio rosa di Mater Natura. Ora ne ho già comprato un altro e appena trovo qualche sito con delle buone offerte farò un ordine e ne riacquisto un altro da tenere di scorta, anche se a me questo è durato comunque un bel po' di tempo, non dico un anno ma quasi, anche perché ho tagliato i capelli e quindi non vado a consumare chissà quanto prodotto. E niente, generalmente io utilizzo, dopo aver risciacquato lo shampoo, la maschera, quello che è, stringo un po', strizzo un po' i capelli e poi vaporizzo questo prodotto sulle punte, insomma sul cuoio, io un po' dappertutto, ed è utile perché praticamente, come dire, non va di luci del capello naturalmente, ecco, in poche parole elimina quel calcare del contenuto nell'acqua. E potete anche utilizzare per esempio l'aceto di mele, un po' di aceto di mele magari in un litro d'acqua, io utilizzavo questo metodo qui, però poi lo trovavo scomodo perché a volte entri in doccia e decidi lì al momento di lavarti magari i capelli, oppure vai di fretta, ti lavi i capelli, non stai lì a preparare impacchi, mentre questo è molto pratico e facile da utilizzare. Tra l'altro, anche se l'aceto di mele lasciava i capelli veramente super lucidi, però comunque si sentiva un po' l'aceto, mentre questo ha una buona profumazione e comunque una volta che asciugati i capelli si sente lo shampoo, quindi un prodotto che assolutamente vi consiglio. Poi durante la quarantena sono finalmente riuscita a farmi degli impacchi DN rosso. Io utilizzo questo di Thea Natura. I miei preferiti sono Thea Natura, quello della Cadi e poi quelle delle erbe di Janas, perché hanno una texture molto sottile, non particolarmente, diciamo così, erbosa, facile da risciacquare. E niente, quindi ne ho utilizzate due, perché con uno ho notato che sul mio capello i riflessi si vedono poco, perché io ho i capelli molto 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 neri, quindi ho qualche capello bianco e per coprirlo con due pacchi ho notato che sono a posto. Ovviamente li ho fatti in settimane separate. Dopo aver fatto l'enne noto che i capelli risultano un pochino più secchi, però con degli impacchi poi risolvete subito e avete poi un bellissimo risultato, dei bellissimi capelli. Altro prodotto che ho terminato è un profumo, questo è Cashmere di sempre Dr. Taffy. Questo profumo non mi è piaciuto particolarmente perché ha una profumazione che ricorda un po' i profumi da nonna, non saprei descrivervelo, però un profumo molto forte e persistente, perlomeno questo, e però un po' troppo lontano dai miei gusti olfattivi. Altro prodotto che ho terminato è questo di Winnis, del detergente intimo. Io prediligo quelli con lo pH 4.5 e con antibatterico naturale, un prodotto delicato che mi piace utilizzare. Tra l'altro questa confezione, come c'è scritto, corrisponde a due flaconi da 250 ml, però riduce il consumo di plastica, inoltre costano meno rispetto al flacone, insomma, di plastica. Peccato che però non è così semplice trovarli in giro, però secondo me quasi tutte, non dico quasi tutte le aziende dovrebbero fare delle ecoricariche, perché sono veramente comode. In questo modo andremo comunque a sprecare meno plastica, perché tanto questi flaconi ce li ritroviamo ovunque, però ci permette di risparmiare sia soldi e sia far del bene al pianeta.
Poi ho terminato questo scrub di equilibrio, questo era uno scrub salino che non mi è piaciuto, l'ho trovato troppo untuoso e non particolarmente esfoliante, non contiene parabeni, petrolati, alcol e coloranti, però non mi ha soddisfatto. Qui dice che è uno speciale mix di sali marini, oli naturali ed estratti vegetali che sfoglia, leviga e nutre la pelle del corpo. Su questo non posso dare torto perché effettivamente, essendo molto oleoso, va a nutrire la pelle. I sali marini e del mar morto svolgono un'efficace azione antiacqua. Comunque ho notato che oggi non riesco proprio a parlare. L'olio essenziale di rosmarino e il mentolo donano una sensazione di benessere e relax. Il mentolo non è che l'abbia sentito così tanto. Comunque, poi dice, l'olio di vinaccioli nutre e rende elastica la pelle del corpo. Completano il prodotto estratti di centella, ippocastano, edera e aloe vera. Quindi, questo è un prodotto che aiuta a rimuovere le cellule morte e a levigare gli spessimenti cutanei, quindi poi nutre ed elasticizza la pelle. Oggi non ce la posso fare, è inutile, e dona insomma idratazione alla pelle. Però è uno di quei prodotti che onestamente non andrò a ricomprare perché mi trovo meglio con quello col Talasso Scrub di Fior di Magnolia, perché io quando utilizzo uno scrub voglio quindi rimuovere le cellule morte, voglio sentire che sto effettuando un massaggio scrubbante. Poi ho terminato, questa l'ho utilizzata questa mattina, una maschera Q10 della Sienna. Sinceramente non mi è piaciuta perché ho notato che nel momento in cui la applico e sento che un po' mi dà fastidio alla pelle. Qui dice che comunque è un prodotto intensivo a base di burro di karité e jojoba ed effettivamente sento che è nutriente, però lo sento che mi una sensazione forte di calore sul viso, quindi non la riacquisterò. Poi ho terminato finalmente questo deodorante della Iris, la Iris della Biolice Natura, e tutta questa linea non mi è piaciuta, felice di averla terminata perché non sono validi perlomeno sulla mia pelle. Poi un altro prodotto che ho terminato, un burro cacao di Sien, che sapete sono i miei preferiti. Un profumo di un mini campioncino di Prada, un buon profumo, nulla da dire. Poi queste sono delle scaglie di sapone contenute all'interno di questa confezione che avevo trovato in un negozio di articoli per la casa, pagato 1 euro. Poi altro deodorante che ho terminato è questo della Sien, che ricordo che mi piaceva, ma questa volta no, praticamente era come se stessi utilizzando questo qui della Biolice, cioè non funziona. Dopo averlo applicato, dopo 10 minuti già sudavo e dovevo rilavarmi. Poi ho terminato un altro burro cacao di Sien. Terminato anche questo scrub al cuoio capelluto di Elchemilla della linea K-Hair. E sinceramente non mi è piaciuto perché andava ad ungermi troppo il cuoio capelluto, quindi preferisco altri tipi di prodotti, perché fondamentalmente lo scrub al cuoio capelluto serve anche per andare a rimuovere eventualmente prodotti, se avete utilizzato prodotti siliconici eccetera, quindi oltre a impurità e quant'altro. Però mi piace utilizzare quello della saponaria, che non è scusate, che non è uno scrub. Ora non mi sovviene il nome, e comunque scusate nuovamente, che non è uno scrub, però è un prodotto che si utilizza in combo con l'enne, che comunque svolge la stessa funzione. Poi ho terminato un altro deodorante, che è questo qui di Radici Toscane, il Deo Peregrino. Questo mi piaceva, anche se non lo trovo comodo il fatto di dover utilizzare le mani comunque per andare ad applicare il prodotto. Inoltre inizialmente non mi aveva soddisfatto perché dovete
imparare a dosare il prodotto, quindi ne va utilizzato davvero pochissimo, altrimenti vi sentite le ascelle unte e impiastricciate. Poi, sempre questa maschera, sempre della Sien, quindi ce l'avevo in giro per casa e l'ho utilizzata. Poi ho utilizzato questo olio, che se non sbaglio è un olio per andare a illuminare la pelle. Comunque, nulla di che, non mi ha soddisfatto più di tanto. Non è uno di quei prodotti che andrei a ricomprare, ecco. E poi niente, quindi qui c'è un campioncino di gel d'aloe e il Twilly di Hermès, che invece questo mi è piaciuto. E niente, questi erano tutti i prodotti che ho terminato. Spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!